Il comune di Borgotaro non teme alcuna indagine della magistratura in merito all'attività della cava ubicata in località Predelle nei pressi della frazione di Rocca Murata. È un doppio contenzioso quello in atto tra la Comunaglia di Setterone e il Consorzio delle Comunaglie Parmensi in merito alla costruzione del lago artificiale alle pendici del Monte Penna. Si terrà domani, come più volte annunciato, la terza edizione della Mangialonga Borgotarese, una camminata di circa 7 km sul confine tra i Ducati di Parma e Massa Carrara. Con una riflessione sull'invito che Papa Francesco ha rivolto a Peres e Masen, si è tenuto ieri a Borgotaro un incontro organizzato per i 25 anni di vita dell'associazione Don Beccarelli. Come tradizione, in occasione del Corpus Domini e della celebrazione della prima comunione a Bedonia, si potrà ammirare la splendida infiorata per le vie del centro storico del paese. Saggio di fine anno presso il seminario vescovile di Bedonia per gli alunni della scuola di musica sacra, che vede come insegnanti Daniele Cacchioli, Piergino Maurelli e Ferenc Vujinti Ajduk. Buonasera e buon sabato telespettatori di RTA, ben ritrovati all'informazione locale. Il comune di Borgo Valditaro e il sindaco Diego Rossi non temono alcuna indagine della magistratura in merito all'attività della cava che si trova in località Le Predelle nei pressi della frazione di Rocca Murata. Come sapete, in questi giorni si fa tanto parlare appunto di un'indagine che la magistratura avrebbe o starebbe avviando per andare a fondo, se a fondo si deve andare in questa vicenda. Abbiamo sentito il primo cittadino, Diego Rossi. Il comune di Borgo Valditaro non teme alcuna indagine della magistratura in merito all'attività della cava ubicata in località Predelle nei pressi della frazione di Rocca Murata. Il sindaco Diego Rossi ha precisato che il ruolo di competenza dell'amministrazione comunale borgotarese in questa vicenda, oggetto di polemiche anche aspre, è sempre stato improntato alla massima trasparenza e legalità. Per cui, se la Procura della Repubblica riterrà di dover avviare un'indagine in base all'esposto presentato dal Comitato No Cava Predelle, in cui viene denunciata tutta una serie di irregolarità commesse nella gestione del sito estrattivo nel corso degli anni di attività, il Comune di Borgotaro collaborerà mettendo a disposizione tutto il materiale in suo possesso, convinto di avere, per quanto lo riguarda, la coscienza tranquilla. La cava dal 2011 è chiusa, quindi non viene più svolta nessuna attività di tipo estrattivo. Il Comune di Borgo Valditaro ha anche effettuato una serie di verifiche, di perizie, di controlli su quella che è appunto stata l'attività di cava e la situazione della cava stessa. Abbiamo avviato delle procedure, tra cui anche la richiesta di escussione fideiussoria, per cercare di far realizzare o di realizzare direttamente i ripristini, emanato delle ordinanze per il ripristino dello stato di viabilità di alcune strade che riguardavano il perimetro, meglio, dell'area di cava, e quindi fatto tutte quelle azioni necessarie a chiudere da tutti i punti di vista l'attività di quel sito, che, ripeto, non è più una cava dal 2011, tant'è che, se non ricordo male, nel comunicato e nell'esposto vengono indicate date fino al 2010 sostanzialmente. Quindi questo per precisare che l'attenzione e il comportamento del Comune di Borgo Valditaro è stato ed è di massima puntualità e di massima correttezza su quella situazione. Siamo ovviamente a disposizione, in primis dei cittadini, naturalmente eventualmente anche della Procura, se come e quando verrà aperto un fascicolo, per fornire tutta la documentazione che è in nostro possesso, così come è stata più volte fornita anche su richiesta anche al comitato. Quindi
continuiamo ad essere attenti e vigili su questa situazione, ma come dicevo voglio anche ribadire che dal 2011, dall'inizio di questa nostra amministrazione in avanti, sono state fatte anche tutta una serie di atti e di procedure amministrative volte proprio a completare e chiudere tutto quello che riguarda l'attività estrattiva di quel sito. Il Comitato Pro Vittime dell'Arandora Star a Bardi segnala a tutti gli interessati che mercoledì 2 luglio si terrà la consueta messa in memoria delle vittime. Si comincia alle ore 10 con la celebrazione presso la Cappella Cimiteriale di Bardi. E restiamo a Bardi, dove l'amministrazione comunale organizza un corso di 6 lezioni di yoga della tradizione con l'insegnante Valerio Boni per tutta l'estate 2014 nelle giornate di 3, 10, 17, 24 e 31 luglio e 7 agosto dalle 17.30 alle ore 19.30. Vi ricordo che potete prenotarvi entro e non oltre il 28 giugno chiedendo della signora Renata Romitelli presso l'ufficio segreteria del comune appunto di Bardi. Ai partecipanti sarà richiesto un versamento di 25 euro a fronte delle spese assicurative e la dotazione di un tappetino personale. Voltiamo pagina e parliamo di un doppio contenzioso che è in atto in questo periodo tra la Comunaglia di Setterone ed il Consorzio delle Comunaglie Parmensi. Doppio contenzioso in atto tra la Comunaglia di Setterone e il Consorzio delle Comunaglie Parmensi. L'ente di proprietà collettiva della frazione bedoniese ha chiesto un risarcimento poiché la costruzione del lago artificiale alle pendici della cima Groppo del Monte Penna, commissionata al Consorzio Comunaglie e regolarmente pagata, non sarebbe stata realizzata in modo idoneo. Il progetto originario presentato dalla Comunaglia prevedeva infatti la costruzione di uno sbarramento in cemento armato che sarebbe stato successivamente ricoperto di pietre per dargli un impatto visivo più conforme all'ambiente circostante. L'apposito ufficio tecnico regionale lo aveva poi modificato in uno sbarramento in sassi squadrati cementati con argilla impermeabile e ricoperti sulla parete esterna da una scarpata di terra. Il presidente della Comunaglia di Setterone, Roberto Ruggeri, sostiene, presentando fotografie scattate durante i lavori, che sarebbero invece stati utilizzati dei massi di forma irregolare uniti tra loro in qualche modo, cosicché lo sbarramento presenterebbe numerose perdite. Lo sbocco da cui sarebbe dovuto uscire l'acqua in eccedenza è infatti attualmente molto al di sopra del livello del lago, mentre lungo il perimetro dello sbarramento si vedono diversi zampilli sulla cui origine non vi sarebbero dubbi. Un secondo punto di attrito riguarda poi alcuni lavori di manutenzione del bosco effettuati dal Consorzio Comunaglie Parmensi con finanziamenti dell'Unione Europea, per i quali non solo non sarebbe stato chiesto preventivamente il permesso alla Comunaglia di Setterone, proprietaria dell'area interessata, ma sarebbero stati eseguiti anche in modo non corretto, lasciando le ramaglie sparse sul terreno anziché accatastarle insieme ai fusti ai bordi della strada per facilitarne la rimozione. Il presidente della Comunaglia, Roberto Ruggeri, ha pertanto chiesto alle forze dell'ordine di accertare se nell'operazione si sono o meno verificate eventuali irregolarità. Si terrà domani domenica la terza edizione della Mangialonga Borgo Tarese che si svolgerà a Val Venera in località Valdena lungo la strada provinciale del Passo del Bratello. Questa è una camminata di 7 km circa sul confine tra i Ducati di Parma e Massa Carrara. Il percorso sarà caratterizzato da 7 tappe che permetteranno di gustare alcuni dei prodotti tipici della Valtaro come ad esempio la frittata di funghi prugnoli oppure i padeletti di farina di castagna, il tutto accompagnato con ottimi vino della vicina Toscana. È stata rinviata questa manifestazione a domani causa brutto tempo di 7 giorni fa. Domani poi se ne vedremo anche il meteo, dovrebbe essere invece una bella giornata di sole. Il comune di Berceto, il comune di Borgotaro e l'associazione Partigiane Ampi Alpi e APC organizzano
per il prossimo 29 giugno domenica la commemorazione della battaglia del Manubiola. Si inizierà a Borgo Taro alle 9.15 con il raduno in piazza Manara, poi alle 9.30 ci sarà il ricordo dei caduti in località Frascare, alle 9.45 il ricordo dei caduti in località Boceto. A Berceto si comincerà alle 10.30 con la visita al cippo posto sulla strada provinciale Ghiare-Berceto, alle 11 la Santa Messa a Ghiare e alle 11.45 doppia corona al monumento con il saluto del sindaco di Berceto Luigi Lucchi e del sindaco di Borgo Taro Diego Rossi e l'orazione tenuta come sempre da un rappresentante delle associazioni partigiane, ovvero Sergio Gigliotti.